Sonia e stiamo facendo una passeggiata al centro commerciale. E che chiacchierando, pensavamo a quanto fossero belli i tempi della scuola. Sì, ragazzi, il back to school, comprare le cosine per la scuola. Esatto, non tanto per la scuola in sé, ma per il comprare lo zaino, il diario, le matite, la colla. Tutte le pararsi con tutte le cose nuove, niente, bellissimo. Peccato che noi non lo vivremo mai più in questo momento. Però abbiamo pensato di farci un giro nei reparti scolastici e trovare le cose più belle. Vedere cosa avremmo comprato noi quest'anno, con il diario, portacolori. E niente, io li voglio comprare veramente, questo è un problema. Anche perché oggigiorno ci sono un sacco di cose super kawaii che ai nostri tempi non c'erano. E c'è soprattutto un sacco di scelte in più. Esatto. Noi avevamo tipo 4 diari ai tempi. E adesso ci sono tipo valangate di banconi, quindi andiamoceli a spulciare, così magari vi diamo qualche idea per il vostro nuovo diario quest'anno. Anzi, fateci sapere nei commenti se per caso non l'avete già comprato e se sì, vogliamo vederlo. Quindi taggateci su Instagram con una foto. Altrimenti, se non avete Instagram, scriveteci nei commenti di cosa l'avete preso. Ho già trovato una cosa che avrei sicuramente acquistato, ragazzi. Un mega pacchettino con tutti gli evidenziatori. Io vivo di evidenziatori perché se non evidenzio non capisco niente. Stessa cosa vale per me, ma io comunque volevo farvi vedere intanto quanto era gigante il reparto scuola. Ma tu sei andata subito sugli evidenziatori. Mi voglio. Cioè, guardate quante cose che ci sono! Intanto direi di scegliere lo zaino. Lo zaino è sempre stata una cosa un po' combattuta, perché, cioè, non so se voi comprate lo zaino ogni anno, ma nel mio caso era ne compro uno e mi deve bastare per tutti e 5 gli anni. Però era bello e mi piaceva, quindi dobbiamo sceglierlo con molta attenzione, lo zaino. Guardiamoli. Guardate questo, c'ha un qualcosa di peluscioso. Sì, che bellino. Voglio questo, mi ricorda la coda di un coniglio. Però mi sembra piccolo, no? È l'idea della coda del coniglio un po' macabra in realtà. Aspetta. Non va bene. Cosa? Che fa? Si apre. No. No, stupendo, si stacca tipo pochette. Sì, Alessia, non rompere tutto. No, è cucito. Falso allarme. Vabbè, per nasconderci cose segrete o metterci il sacco. No, questo è bellissimo, questo ragazzi. È bellissimo. Si apre uno zaino qua. E poi che ci metti? Fanno queste finte quest'anno negli zaini. Guarda i trolley. Non noi che ci spaccavamo la schiena per portarci libri, vocabolari di greco, latino. Guarda che bello questo. Super utile oggettivamente. Sì. Allora, questi sia blu che nero. Però per portarci il sacco a pelo. Sì, questi sembrano più zaini da viaggio che altro. Sì, questi un po' per maschiacci. Allora, ci sono i trolley pure in versione rosa. E poi guardate questi zaini che, non lo so, sembrano strani. Sembrano più un bidone della spazzatura. Ma effettivamente. Però hanno questa apertura simpaticissima. Ma che? Sembra tipo un trolley, veramente. Una valigia. E costano un sacco. Sembrano una cassaforte, ragazzi. C'è tipo questo qua che è il lucchetto, quello della valigia. Allora, c'è questo di Stitch. Bello. Sino ad adesso pensavo che non ci fosse il mio zaino, ma se dovessi scegliere fra questi sicuramente sarebbe quello di Stitch. Poana significa famiglia. La famiglia significa che nessuno viene abbandonato. Ho dimenticato. C'è somiglia la voce di Stitch? Direi proprio di sì. Stitch! A me non fa impazzire però, perché è molto scuro. Ma che dici? È bellissimo! Questo ragazzi, qui? Il titolo è stupendo. Zaino di Charlotte Hemmer. Di Charlotte? No, ti devi prendere il mio zaino. O il tuo zaino. E dove sono? Non li abbiamo ancora fatti. Lo volete? Facciamolo. L'anno prossimo ormai. Sì, ormai è un po' tardi. Allora, c'è questo qui delle Rainbow High. Ma che sono? Non lo so. Tipo finte brats. Guarda questo che colorato. Ma che è sta roba? Troppo sparaflesciato. Carino, voglio questo. No. Questo mi piace. Di Winnie the Pooh. Ma che hai 2 anni? Tu con Stitch quanti ne hai? Ma Stitch è già per più grandi, no? L'orsetto Winnie. Ho ragione o no? E poi ho tutti i fiorellini. A me piacciono i fiorellini. Ho scelto questo. C'è anche di Frozen. Carino! Anche questo! Sì, ma in realtà mi piace più questa versione fan art. Guarda, è carina. Ok, direi che con gli zaini ne abbiamo abbastanza. Possiamo andare ai quaderni e alla cartoleria vera e propria. Ma tu ce l'avevi questa? Sì, alle elementari. E in realtà anche a
alle medie per educazione tecnica. Esatto, io pure, l'adoravo ragazzi, mi piaceva un sacco, solo che mi scordavo sempre il materiale a casa. Anzi, ci dovrebbero essere gli album da educazione tecnica qui in giro. Eccoli qua. Sonia, utilizzavi anche tu questi? Belli. Voglio disegnare, però ho trovato anche i quaderni, guardate, con un coniglietto. E non può mancare il gattino. Gattino con la visiera perché sta dormendo, con la mascherina. Ok, adesso devo cercare i miei quaderni invece. Trovati? Sì, ma non sono abbastanza ancora. Ma quanto ci metto a scegliere? Ho perso Alessia. Alessia, mi stai facendo fare il giro giro tondo. Alessia, non devi realmente andare a scuola, cosa stai prendendo? Con tutte le materie che si studiano ci vogliono tanti quaderni, anche perché poi finiscono. Comunque ho scelto questo qui della sirena. Carino! Il cane coi pulcini. No, che cute ragazzi, il cagnone gigante con i pulcinelli. Che sappiamo tutti, si mangerà. Perché questa immagine macabra, scusami? Non si li mangia, giocano insieme. Ma ti pare quel cane enorme? Questo cos'è? Canuzzi, oh, ce l'ho dei pacenti. E infine, quello dei Popit. No, vabbè, tu sei pazza con sti Popit. Ah, ma dietro c'è il cane. Scusami. Allora sono gli stessi. Punto. Sì. Che fai? Cos'è? I raccoglitori. Ma cosa ti serve? I colori. Che bello questo colore. Bello. Questo qui mi piace un sacco. L'ho scelto prima io. Ma a te sta meglio questo, armocromaticamente parlando? Ma, per carità. Già. Non mi piace, è il tuo colore preferito, usalo tu. Me lo prendo. Tutte le robe di cancelleria, guardate. I post-it, gli elastici. Belli. I colori. No. Colori, 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 colori. E ovviamente come dimenticare le penne. Penne evidenziatori. Matite. Matita con metberino. Ma questa è bruttissima. L'evidenziatore. L'evidenziatore. Alessia, ma che dici? È il correttore. Chi vede che non va a scuola da tanto tempo. Vabbè, matita, temperino e gomma. So ancora riconoscere gli oggetti. E o no, ho giunto il momento di andare a vedere i diari? Li volevo tenere per ultimi, quindi direi di vederli soltanto dopo i portacolori. Ok. No, vabbè. La colla glitterata. Questa la voglio davvero. Posso comprarla? Posso? 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 No, Alessia, posso. Scollati dalla colla. Posso? Posso? No. Posso? Posso? Ma due anni veramente. Andiamo. Ma che sono questi robi? No, che sono? Bellissimo. Ma che sono? Portacolori portatili? Sì. Ma non sono niente. Sono scioccatissima. Ma questo è tipo un antistress. No, vabbè, sono bellissimi, lo voglio. È utilissimo. Certo, quando la matita è diventata piccola, forse di temperarla, lo metti così. Sì, e poi non puoi usarlo perché comunque è corto. Cioè, che te ne fai? Solo per la matita, la gomma, il temperino e la colla. Vabbè. Ma perché li fanno tutti incordinato? Non si può aprire. Antiladro. Però io volevo guardarlo dentro. Però come compra? Scatola chiusa. Comunque io adoro questi così al libro che c'hanno tutti i colori dentro. Mi fanno impazzire, ragazzi. Allora, forse prenderei una cosa del genere, perché ci sono tutte le matite, le penne super glitterate. Mi piacciono un sacco. Si apre così e ti senti super artista che esce le cose. Io prenderei forse questo qui. Queen. Per una queen. Piaciuta la battuta? Vabbè, andiamo avanti. Io voglio questi invece, ragazzi, guardate che sono belli. Carini. Che sono? Non lo so, ma li voglio. Ah, gomma, temperino. Temperino. Sì, carini, carini. Ok, è arrivato il momento. Andiamo, finalmente. Momento dei diari. Momento importantissimo, ragazzi, super epico, in cui si scelgono i diari. Allora, intanto ci sono questi qui. Okay. Abbinati agli zaini. Sono tipo di stoffa, secondo me se sì. Si macchiano, addio, non si lavano più. E non... Wow. Ma sono sticker? No, non sì, sono. Sì, i miei sticker. Sono sticker, che belli. Wow. No, vabbè, bello. Allora, stavo dicendo che non mi faceva impazzire, ma dopo aver visto questi, ovviamente ho cambiato idea. Potrebbe essere una scelta, ma secondo me possiamo trovare di meglio. Ecco qui che c'è una super enorme vasta scelta.
Peach, amore, bellissimo. Sonic, Super Mario, niente di tutto, ragazzi. Guardate che triste questo tutto bianco. Infatti cos'è? Tutto bianco. Quello di mercoledì. C'è quello di mercoledì. Ok, guardiamo. Wow, guarda. Cosa c'è dentro? Il gioco delle ombre. Wow, i pipistrellini, guardate, carini. Allora, carino perché a tema mercoledì, però non ci sono sticker. E poi vogliamo veramente passare tutto l'anno con queste vibes così lucubre? Oggettivamente no, già ci basta la scuola a deprimerci. Ragazzi, io faccio il completo ovviamente col mio zaino, però c'è un altro modello. Questo qui, carino, ma mi piace. Mi piace di più questo. Però questo è tutto preso a paci, come farei io? Vabbè, no, questo è più colorato, color fragola, mi piace. Io ancora non ho scelto il mio, fatemi scegliere. Questo sembra pure molto colorato. Guarda, ci sono gli stick. Potrei aver scelto. Cioè, guardate, c'è il panda. Panda. C'è il koala. Vabbè, oggi confondo gli animali, gli oggetti, le cose, le persone. Spero. Infatti sono qui con la mia amica Giovanna. La famosissima Giovanna. Salutate Giovanna con un hashtag. Ciao Giovanna. Ciao Giovanna. Direi che abbiamo aggiudicato questo qua. Anche se è un po' confusionario secondo però, me. Però quello di Barbie. C'è quello di Barbie. Ah, guardate che carino però. E non ci sono stickers. Non ci piace. Basta, ho deciso, voglio questo. Voglio questo con i super adesivi, che non utilizzerò perché mi sembrerà peccato e poi a fine anno mi pentirò di non aver utilizzato mai. Un classico. Ragazzi, è stato un sogno breve ma intenso, bello finché è durato. Ci avevo quasi creduto per un attimo, ma ahimè no. Non andremo a scuola. Ed è tristissimo realizzare che non useremo mai tutte quelle robette belle che vi abbiamo fatto vedere. E quindi non compreremo il diario. Che tristezza. Voglio tornare a scuola. Lo so, sembra tipo una cosa blasfema da dire a voi, però scusate, è troppo per bello. Noi è così. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video e voi non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali. Ciao! Ciao!